La storia che andiamo a raccontare è una storia d'amore, di sacrificio e di celebrazioni della vita. Il luogo dove si svolge questo racconto è un'oasi popolata di fauna e di alberi e di acqua. Un posto che è tra i pochi ancora incontaminati. Preservato grazie alla lungimiranza di un uomo che lo ha immaginato intatto e affascinante per le generazioni future. Quest'uomo è stato il marchese Mario Incisa della Rocchetta. E il paradiso che ci ha permesso di vivere ancora oggi è l'oasi del Padule di Bolgheri. Questa storia parla di uomini e animali, una coppia di cicogne bianche che si sono ritrovati dopo 200 anni di lontananza e che si rinnovano la promessa di un luogo sicuro ed accogliente per perpetrare il magico ciclo della vita. Due anni fa, una femmina di cicogna, che chiameremo Duna, arrivò da un luogo vicino della Toscana, dove era nata e cresciuta in un allevamento. Nel suo girovagare, si fermò presso gli stagni dell'oasi di Bolgheri. Operatori del WWF, operai della CITAI, azienda proprietaria dell'oasi, e tecnici Enel Distribuzione, innalzarono subito un supporto per il nido. Duna si fermò e cominciò a sistemare rami e rametti, costruendo un poco alla volta quello che sarebbe diventato il suo nido. Un giorno, dopo poche settimane, un maschio che chiameremo Ciocco ascoltò i suoi richiami e la raggiunse sul nido. Cominciava così un legame amoroso destinato a durare nei decenni. Le cicogne sono fedeli l'una all'altra per tutta la loro vita. Ciocco arrivava da molto lontano, probabilmente dal Sahel subsahariano, ma capì al volo che quel posto era l'ideale per far nascere e crescere la propria stirpe. Così, senza indugi, i due si accoppiarono. Nacquero tre cicognini che crebbero e si involarono con i genitori agli inizi di agosto. La speranza era di poter rivedere Duna e Ciocco l'anno successivo. La femmina si ripresentò puntuale verso la fine del mese di febbraio. Se fosse arrivato anche Ciocco, il miracolo si sarebbe ripetuto. Appena arrivata Duna, prende possesso del nido dell'anno precedente. È ancora freddo e Duna, paziente nell'attesa dell'arrivo di Ciocco, avvicinata dai cavalli al pascolo, si esibisce nei suoi richiami amorosi. È un esercizio che ripete più e più volte, per poi posarsi sul nido per difendersi dal vento gelido. Le giornate trascorrono e la femmina trascorre il suo tempo pulendo le proprie penne e sistemando il nido che servirà per le uova e i cicognini. Nello stagno dell'oasi, frattanto, stazionano le anatre e i cinghiali sguazzano nell'acqua. Il tempo scorre, le nuvole passano e la femmina prosegue nei suoi richiami. Sotto al nido, lungo la stradina, si posano petirossi e saltimbanni, che si preparano alla stagione riproduttiva. Mentre nel padule, i daini camminano sul prato pieno d'acqua. Duna, frattanto, prosegue le sue danze nella speranza che Ciocco si materializzi. E il maschio finalmente arriva il 10 di aprile. E dopo poche ore i due si accoppiano. Da questo momento basterà aspettare un po' più di 30 giorni per vedere se le loro effusioni avranno prodotto lo stesso risultato dell'anno precedente. I due sul nido integrano e sistemano tutti i legnetti utili al comfort della covata. Nel farlo, talvolta sembrano compiere una danza lieve e bella da vedere. Ricevono visite del personale addetto alle mandrie. Queste, accompagnate dagli aironi guardabuoi, pascolano nei campi che circondano il nido. Anche il maschio scende a pascolare alla ricerca di piccole prede per la sua alimentazione. Ma se non basta quello che c'è nei dintorni del nido, spicca il suo magnifico volo in direzione del padule. La femmina, dopo la deposizione delle uova, rimane sul nido a covarle con cura, alzandosi ogni tanto per sistemarle al meglio sotto di sé. Assume espressioni dolcissime mentre scalda il suo tesoro riproduttivo.
E forse è anche per questo che la sua leggenda di portatrice di bambini ha avuto tanta fortuna. Passano le settimane e la femmina comincia a controllare se le uova siano prossime alla schiusa. Le osserva fissando a lungo lo sguardo sui gusci. Intorno al nido si vedono nuovi arrivi. Bellissimi groccioni usano come trampolino di caccia i fili elettrici. Gli aironi guardabuoi mostrano la loro livrea arancionata, mentre passeggiano nei pressi di vacche e vitelli. Una coppia di strillozzi lancia il proprio inconfondibile canto per orientarsi nelle proprie rispettive posizioni. Due germani reali, maschio e femmina, fanno una breve apparizione per cercare cibo nel prato sottostante il nido, mentre gli storni occupano numerosi fili elettrici, prima di muoversi per le loro scorribande. La femmina sistema il nido, controlla se un uovo si sta aprendo e si accovaccia, e compie questa operazione più e più volte nella giornata. I bovini, accompagnati dai guardabuoi, si spostano da un prato all'altro. Mentre altre vacche con il loro redo brucano l'erba che costeggia la stradina, che porta al mare. Il clima regala vento e nuvole proprio a ridosso della prima schiusa. Qualche goccia di pioggia bagna l'evento della prima nascita. Con un tempo ancora indeciso, appare finalmente il primo piccolo becco del neonato cicognino, che già lo sbatte nel classico modo delle cicogne. Nella scorsa stagione riproduttiva, la coppia aveva procreato 3 piccoli e li aveva allevati tutti con successo. I loro sforzi avrebbero prodotto il risultato ottenuto lo scorso anno? Dopo un giorno, ecco spuntare un altro piccolo becco. E dopo altri 3 giorni, i pulcini sono già 4. È già un successo, ma, volendoci stupire, Ciocco ed Una fanno apparire anche un quinto piccolo. Che dire, veramente bravissimi. Un violento acquazzone a ridosso dell'ultima nascita priva la nidiata dell'ultimo nato, il più debole. La legge di natura fa sentire la sua voce, come sempre, bella e crudele. Ne rimangono ancora 4 e sono già un bel numero. E con 4 piccoli becchi da sfamare, i due adulti fanno una spola incessante per alimentare la propria prole. Alternandosi, portano al nido, dove queste bocche famelliche aspettano impazienti, rospi, serpenti, piccoli insetti e molti gamberi che ormai hanno infestato anche queste zone. I piccoli si contendono cibo in una gara di velocità ed astuzia. Se uno molla la presa, c'è sempre un fratello pronto per rubargli i bocconi. Intorno al nido fanno la loro apparizione bellissime rondini che si posano sui fili elettrici. Insieme a loro si vedono tortore comuni e gabbiani. Mentre piccole raganelle attraversano la strada ed un capriolo corre nel prato. L'alimentazione si alterna a riposo digestivo. Ciocco, spesso, arriva e riparte per riposarsi sulla cima dei pali nelle vicinanze. Nell'incavo del palo successivo alla piattaforma con il nido, hanno nidificato 2 splendide ghiandaie di mare. Uccelli con piume di un colore blu smeraldino che, a differenza delle cicogne piuttosto confidenti, si avvicinano al nido con molta circospezione e vi entrano dopo aver ben controllato che non vi siano pericoli nelle vicinanze. Il palo sul quale si trova il nido delle cicogne nel frattempo ha assunto l'aspetto di un condominio. Ci sono almeno 3 nidi di passeri italici ed un nido di storni. Passeri si danno il cambio per accudire i propri pulcini. Al piano superiore, i 4 cicognini continuano ad alimentarsi grazie ai genitori e crescono a vista d'occhio.
col passare dei giorni, cambiano fisionomia, diventando via via sempre più belli e intraprendenti. La vita mostra il meglio di sé anche nei dintorni del nido. Un piccolo Bambi appena nato impara a stare in piedi accudito dalla madre. Una femmina di cinghiale porta a spasso i suoi cinghialini che lesti lesti la seguono per andare a bere. I vitellini crescono sotto gli occhi vigili delle madri. Due lepri giocano sul prato. Anche la vegetazione si riempie di colori ed essenze. Il microcosmo trae nutrimento dai fiori che si schiudono. I cicognini crescono e le loro ali diventano sempre più grandi. Ora puliscono con cura le piume che li faranno alzare in volo. I due genitori possono cominciare a lasciarli da soli sul nido. Ne approfittano per cercare cibo nelle vicinanze senza allontanarsi troppo. I predatori volano alti, ma non si sa mai. Il nido ha bisogno di qualche manutenzione e da questo provvede Ciocco. Talvolta con risvolti piuttosto comici. L'arrivo del cibo porta sempre un certo scompiglio. Lo scuotimento di ali occupa tutto lo spazio del nido e assomiglia ad uno sventolio di grandi ventagli. Le giornate sono lunghe da passare sul nido, così ogni tanto qualche piccola baruffa rompe la monotonia. Ma dura poco e l'armonia si ricompone. I prati nei dintorni del nido continuano ad ospitare i bovini accompagnati dai loro inseparabili amici, i guardabuoi, che qualche volta, non paghi di pascolare con loro, tentano approcci inusuali. I cavalli, splendidi nella loro libertà di movimento, corrono e sostano con movenze elegantissime. A volte la loro irruenza spaventa altri frequentatori del posto. Siamo arrivati alla metà del mese di luglio e si sta avvicinando il momento dei primi timidi tentativi di volo. Sono passati quasi due mesi dalla nascita del primo piccolo e proprio lui prova con grazia ed impaccio i suoi primi voli sul posto. Viene imitato dai fratelli nei giorni successivi. Dopo averli visti così minuscoli e timidi alla nascita, osservare ora la maestosità del loro volo è un'emozione indescrivibile. Le cicogne hanno ali grandi e si librano con una grazia ed un'eleganza che hanno pochi confronti in natura. Nel giro di pochissimi giorni, li ritroviamo tutti al pascolo nel prato sottostante al nido. Dopo le perlustrazioni, rientrano alla base in ordine sparso, dando un saggio delle loro abilità aviatorie.
poi, sempre un poco timorosi, li vediamo allontanarsi ed avventurarsi in mezzo alle mandrie, al pascolo ed ai cavalli. Sono i primi giorni di scuola e di cose da imparare ce ne sono così tante. Ad esempio, atterrare sul nido quando il vento soffia molto forte. Oppure saper fare strada quando incontrano animali più grandi e terrestri di loro. Ora provvedono in parte da soli alla propria alimentazione. Mentre Duna e Ciocco possono rimettersi in forze per il viaggio di ritorno. Pascolando nel padule dell'oasi e nei prati limitrofi. Il caldo agostano fa ribollire l'aria e miriadi di insetti tormentano i bovini e i cavalli. I nostri cicognini raccolgono le forze riposandosi sul nido. La partenza è nell'aria. Fra il 7 e l'8 di agosto troviamo il nido vuoto e così nei giorni successivi. Duna e Ciocco con i loro eredi hanno intrapreso un lungo viaggio che li porterà nel cuore dell'Africa subsahariana, da dove ritorneranno rinnovando il ciclo di migrazione. Questa storia poteva finire qui. Ma Duna e Ciocco sono ritornati anche quest'anno, regalandoci ancora scampoli di bellezza. E l'hanno fatto seguendo l'orologio della Terra e gli astri nel cielo, ripresentandosi fra febbraio e marzo. Anche in questa stagione riproduttiva hanno messo al mondo 4 cicognini. E li hanno accuditi con il consueto amore che solo la natura sa insegnare, sacrificandosi per loro. I piccoli li hanno ripagati crescendo, come sempre, a vista d'occhio. E quando tutto sembra ripetere le stagioni precedenti, arriva un'ultima graditissima sorpresa. Un'altra cicogna femmina vola nelle vicinanze del nido. Prontamente gli operatori del WWF, gli addetti dell'azienda Citai e i tecnici dell'Enel Distribuzione issano sul palo limitrofo un altro nido. Da lì, la nuova venuta osserva con curiosità i 4 cicognini. Chissà, magari l'anno prossimo.